Buonasera signori. Allora, visto che c'è molta gente che dice che io non faccio un cazzo e faccio solo video di treni, allora questi sono i lavori strutturali che io faccio e dopo farò vedere anche al Comune di San Giuliano, e io questi li bastono finché campo, perché qui siamo nel Comune di San Giuliano sia a destra che a sinistra, perché Melignano è oltre, via San Francesco è Melignano. Il cartello Melignano, qui siamo, questa è la provincia di Binasco, sopra, e questo è uno degli unici passaggi dove molti pedoni arrivano da Pedriano, dove io abito, e vanno a Melignano, mantenendo, come in questo caso, questo signore in fondo che stare vedendo, giustamente la sinistra, codice della strada. Allora, io lo faccio per dovere e per piacere anche. Guardate la gente, dove di là l'ho già fatto, guardate la gente. Allora, questo ponte qui è già stretto già di suo, perché questo ponte è della linea storica Milano-Bologna, storico, quindi hanno una certa larghezza, vedete le macchine. Allora, però ci sono molte persone rispetto a 23 anni fa, quando sono andato a abitare a Pedriano, grande comune di San Giovinese, un comune che ha più attività commerciali, artigianali e professionali che abitanti. Allora, guardate qui, io adesso ho ripreso, guardate l'altezza del terreno che c'è accumulato da anni, secoli, vedete? Siamo 20 centimetri, forse anche 30. Io sono arrivato adesso a terra scura fino al limite dell'asfalto originale, con la sua canalina di circa 10 cm contro il muro. Poi avevo già tagliato qui i rami che andavano in faccia alle persone. Adesso devo pulire tutta questa terra. Tutta questa terra, c'è anche un ombrello, se uno vuole un ombrello, qui c'è un ombrello anche se usato, magari lavato può anche andare bene. Vede l'asfalto originale dove finiva? Qui c'è un signore, logicamente, che sa che camminare si tiene alla sinistra. Molti non lo sanno. Articolo 190 del codice stradale. Perché le macchine vanno viste in faccia. Io andrò avanti. Vedete qua? Qui sotto questa terra, foglie così, c'è un metro d'asfalto che con la spazzatrice non hanno voglia di tirare su. Poi vabbè, i rami li avevo già portati io, perché andavo in faccia alle persone. Questo è un S1 con i soldi graffiti di merda. E va bene, andrò avanti con il mio lavoro fino a qua, più o meno fino a qua. Magari andrò anche a volte più avanti, perché mi diverto, e dopo farò vedere le foto e i video alle autorità incompetenti, cioè gli amministratori pubblici. Qui c'è un merci probabilmente della Bologna, ho visto che è una Trax di Cargo Italia. Vedete, molti signori come lì sanno che si deve tenere la sinistra. Questo lavoro comunque di sbancamento andrò avanti a farlo io. E dopo ci penserò io a avvisare le autorità competenti che questo è un pericolo pubblico, questa mancanza di manutenzione, e io li porto in tribunale, questi signori, perché non sanno con chi hanno a che fare. Perché qui la gente passa, cammina, e la gente, allora, un conto è camminare dove sono io qui adesso, e un conto è camminare qua. Non cammina in mezzo alla terra, dove sono io. Ecco, qui finisce più o meno l'asfalto originale. Però tira su sta terra e sti fogli con la spazzatrice per questo grande comune di merda di San Giovanni Milanese, che io conosco i confini, Anche questo signore giustamente sa che bisogna camminare tenendo la sinistra, perché non tutti lo sanno, perché specialmente in Italia non lo sanno che camminare bisogna tenere sempre la sinistra. Perché la sinistra? Perché
le macchine si devono spostare e se fai cadere qualcuno tenendo la destra in bici, devi pagargli pure i danni, devi pagargli pure i danni, perché se ne è torto, marcio. Va bene signori, io andrò avanti con il mio lavoro, lo faccio solo per la collettività, cioè chi apprezza, chi non apprezza, mi lo faccio per dovere sociale, dovere e piacere, e soprattutto stangare, nel senso buono, questi cosiddetti amministratori, che non sono altro che dipendenti pubblici pagati con le nostre tasse, a fare quello che non fanno. Perché allora la gente cammina qui sull'asfalto, non può camminare qua perché c'è la terra che già in parte l'ho tolta io, e di là come ho fatto di là? Come ho fatto di là? Vedete come ho fatto qua? Oh, tolto, era come di là, ma già lì già un po' l'ho già tolto. Qui ho ripristinato l'asfalto originale con i suoi 10 cm di canalina, vedete? Poi va bene, vengono giù le foglie, qui adesso ci sono...